Benvenuti al webinar Audit in Italy sulla ISO 14064, lo standard di riferimento per la misurazione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'obiettivo di questo webinar è conoscere i punti chiave della ISO 14064, lo standard per la verifica delle emissioni di gas ad effetto serra. Ne parliamo in questo webinar per capire come questo nuovo strumento risulti una valida opportunità per fare una buona comunicazione ambientale e per costruire solidi progetti di green marketing. A breve un video in cui il nostro esperto ci parlerà dello standard. Parliamo di marketing ambientale. Parliamo di una nuova ISO molto molto interessante che si chiama ISO 14064. Non preoccupatevi dello standard ISO, è veramente una norma molto molto utile per fare progetti di comunicazione ambientale, quindi di green marketing, semplici e facilmente applicabili. Parliamo, come ho detto, di greenhouse gases, quindi i gas a effetto serra, uno degli argomenti che tutti praticamente oramai conosciamo. Cosa sono? Sono quei gas che in qualche modo vanno gestiti, controllati e compensati per evitare che la nostra temperatura, la temperatura della Terra, salga oltre una certa soglia e possa creare dei problemi. È un argomento che tutti conoscono, è un argomento soprattutto molto percepito da una certa fascia di consumatori finali. Non parliamo delle cose complesse delle imprese, come non so, la gestione dell'energia o la ISO 14001 che è tipicamente per insediamenti industriali. Parliamo di una opportunità basata su uno standard, quindi riconosciuto, facilmente identificabile, con dei criteri oggettivi, che permetterà a tutti di fare una buona comunicazione ambientale, senza incorrere in quelli che sono i cosiddetti peccati ambientali, quelli di fare della comunicazione che possiamo dire non concreta, non definita, non basata su evidenze scientifiche. Come funziona questa certificazione? Come vi ho detto, è facile e semplice. Il concetto è questo: sono una piccola anche struttura, per esempio una società di comunicazione, per esempio una società, un ristorante di importante, e voglio in qualche modo dire io mi impegno dal punto di vista ambientale, cerco di ridurre quelli che sono i miei aspetti significativi negativi nei confronti dell'ambiente. Prendo questo standard e inizio a fare quello che possiamo considerare un inventario dell'utilizzo dell'energia che faccio. Per esempio prendo i kilowattora che utilizzo per l'energia elettrica, prendo i metri cubi di metano che utilizzo per il riscaldamento, prendo magari anche in considerazione la benzina, il gasolio che utilizzo per i viaggi dei miei della gente che lavora per me. Ecco, li metto tutti insieme, è molto facile, non pensate che siano cose complicate. Li metto insieme, li misuro, li calcolo nel tempo, vedo dove recuperare questi dati e a un certo punto in qualche modo faccio una conversione energia verso, attraverso delle tabelle standard, ma anche questo è molto semplice, quelli che sono l'impatto in quelle che noi chiamiamo tonnellate di CO2 equivalenti, quindi i gas effetto serra, semplifichiamo. Se ho energia, tonnellate di CO2 equivalenti, quindi gas effetto serra, dovrò in qualche modo compensarli, creare un livello di compensazione, quindi trovando degli strumenti, per esempio, da aziende virtuose che hanno fatto dei progetti di riduzione del CO2. Questo è abbastanza facile, qualsiasi esperto tecnico in materia ambientale vi può aiutare. Fare una compensazione, quindi comprare delle quote e permettere di dire io sono a impatto zero da un certo punto di vista, perché quello che ho prodotto e devo produrlo, perché per fare determinate cose energia ne devo utilizzare, l'ho compensato aiutando eventualmente aziende virtuose a fare ancora migliori progetti per essere ancora più virtuose, perché gli do risorse, gli do in qualche modo dei soldi per poter attivare dei nuovi progetti. Ecco, una volta che ho fatto questo ragionamento, aspetto negativo, compensazione, aspetto positivo, posso in qualche modo chiamare un certificatore, un soggetto che mette un bollino che dice che questo che ho detto è vero, e da lì posso partire con tutti i progetti di comunicazione ambientale che voglio, perché l'aspetto è ben conosciuto da parte del consumatore e quindi lo apprezza. Abbiamo una fascia circa il 30% di soggetti che ormai sono fortemente sensibilizzati all'ambiente.
E soprattutto lo posso fare in quelle che sono strutture semplici, dalle piccole organizzazioni che per esempio fanno servizi, ad organizzazioni magari più complesse, come penso alle catene di distribuzione, un certo tipo di commercio. Quindi quello che vi voglio dire è uno strumento nuovo, innovativo, perfettamente coerente con le esigenze di comunicazioni di cui abbiamo bisogno adesso, semplici, snelle, economiche. Per cui il consiglio che vi posso dare è analizzate questa opportunità. Capiamo quelli che sono i nostri consumi energetici, analizziamoli in modo puntuale, facciamo una verifica di quelli che potrebbero essere gli impatti collegati. E analizziamo quelle che possono essere le opportunità e i costi di compensazione. Una volta che ho studiato questo bilanciamento, è facile capire se vale la pena fare un progetto, perché un marchio, potremmo chiamarlo un green seal, legato a questo tipo di iniziativa, sicuramente ha un valore di comunicazione molto molto forte. I lavori per la ISO 14064 iniziano nel 2002 e vedono coinvolti oltre 170 esperti sui cambiamenti climatici, raggruppati dal Comitato Tecnico ISO, responsabile della messa a punto della famiglia ISO 14000 sulla gestione ambientale. Pubblicata nel 2006, la norma è rivolta a qualsiasi organizzazione o impresa che voglia quantificare le emissioni e comunicare i dati all'esterno attraverso un'attività di verifica certificata. Vediamo adesso il contesto applicativo della ISO. I cambiamenti climatici costituiscono un tema di grande interesse e per questo sono oggetto di ampio dibattito in sede internazionale. Nell'ambito degli strumenti e delle politiche per fronteggiare il cambiamento climatico, un ruolo fondamentale è svolto dal monitoraggio delle emissioni dei gas serra, fenomeno percepito dall'opinione pubblica come emergenza primaria. Proprio per questo, la sua costante verifica può risultare un valido strumento di comunicazione dell'impegno a ridurre gli impatti delle proprie attività sull'ambiente. La struttura della ISO. La norma è suddivisa in tre parti. La prima parte riguarda la preparazione dell'inventario, la seconda parte i progetti di riduzione delle emissioni e la terza parte l'attività di verifica. In particolare, la prima sezione include i dati per la progettazione, la gestione e la verifica dell'inventario delle emissioni prodotte da un'organizzazione. La seconda comprende le specifiche per la pianificazione del progetto relativo ai gas ad effetto serra per poi poter essere individuate e monitorate le riduzioni delle emissioni e il loro progresso. Infine, la terza specifica riguarda i requisiti e le linee guida per condurre verifiche delle informazioni sui gas serra. L'impatto delle emissioni di gas serra costituisce circa il 50% degli impatti ambientali, quindi adottare i requisiti della 14.064 come buone pratiche da seguire aiuterà a promuovere la coerenza, la trasparenza e la credibilità dell'azienda e a trasmettere fiducia ai propri partner, ai commerciali, agli stakeholder e clienti. Vantaggi per l'azienda. La ISO 14064 permette di comunicare un messaggio facile da comprendere. Io compenso le mie emissioni. Si parla quindi di un tema, quello dell'effetto serra, ad alto impatto e conosciuto da tutti. La ISO è applicabile facilmente a qualsiasi organizzazione. Ha una capacità di individuare strategie per il controllo e la riduzione dei consumi, la qualifica da parte dei clienti, e infine finanziamenti in materia ambientale. Cosa dovrebbe fare un'azienda? A questo punto dovrebbe iniziare a mappare i consumi, per esempio l'energia elettrica e i gas, individuare dove sono i dati, per esempio attraverso le bollette e i contatori, e analizzare un periodo significativo di dati. Fare inoltre un progetto di fattibilità e infine decidere la strategia di comunicazione perché ci possono essere grandi opportunità. Audit in Italy supporta tutte le aziende che decidono di fare green marketing. Per tutte le informazioni o approfondimenti, contatta Audit in Italy all'indirizzo segreteria@verifiche.info o visita il sito www.verifiche.info.